Oggi parliamo di un brand e un prodotto italiano famoso in tutto il mondo che compie 60 anni, la Nutella. Ciao a tutti e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Pietro Ferrero, pasticcere di Alba, ha affrontato sfide epocali nel dopoguerra italiano, ma ha saputo trasformare la scarsità in creatività, dando vita a un dolce che ha conquistato i cuori degli italiani. Dalla sua determinazione è nata la Nutella, un simbolo di innovazione e gusto italiano. Prima di iniziare, vi ricordo che potete supportare il podcast con una piccola donazione su Tipeee Patreon. Inoltre, con questa donazione avete accesso a tutti i transcript di tutti gli episodi con le parole tradotte in inglese. Musica e cominciamo! Parte 1. Le radici della Nutella. La storia della Nutella inizia in un momento importante per l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere di Alba, nelle Langhe piemontesi, si trovava davanti a un problema. Come fare dolci buoni e a buon prezzo quando c'erano poche risorse, specialmente il cacao? Il cacao era un alimento molto costoso da importare e di nocciole invece c'era grande abbondanza, soprattutto nelle Langhe, in Piemonte. Così ha creato il gianduiot, un tipo di cioccolato che mescolava polvere di nocciole al poco cacao disponibile, ottenendo un sapore buono e avvolgente. Questo dolce non solo è stato una novità in Italia, ma ha anche iniziato il successo dell'azienda Ferrero. Il gianduiot, chiamato così in onore della famosa maschera di carnevale, era venduto in blocchi da tagliare. È diventato popolare velocemente, offrendo un momento di dolcezza in un periodo difficile come quello dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma Pietro Ferrero non era soddisfatto. Voleva creare una crema spalmabile che potesse portare allegria anche nei momenti più semplici. Così, dopo anni di prove, è nata la Super Crema. Questa spalmabile era fatta di nocciole, zucchero e cacao ed era cremosa e deliziosa. La Super Crema non era solo un'altra dolcezza, ma rappresentava l'idea di un dolce condivisibile, accessibile a tutti. La nascita della Supercrema nel 1951 è stata importante per l'azienda Ferrero. Guidata da Pietro Ferrero e dalla sua famiglia, l'azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dolciario italiano, dimostrando che l'innovazione e la qualità potevano esistere anche in tempi difficili. Ma il vero successo dell'azienda Ferrero è arrivato quando Michele Ferrero, figlio di Pietro, ha deciso di portare la Supercrema all'estero. Voleva trasformare questa spalmabile in un'icona internazionale, portando un po' del gusto italiano in tutto il mondo. E così, nel 1964, è stata lanciata la Nutella. Il nome deriva dalla parola inglese nut, nocciola, e omaggiava le origini della crema. Il 20 aprile di quell'anno, la prima Nutella è uscita dagli stabilimenti di Alba, iniziando un'avventura che ha conquistato milioni di persone nel mondo. Parte 2. L'evoluzione in Nutella. Inizialmente il logo di Nutella aveva la N nera e il resto della parola in marrone chiaro.
e solo pochi anni dopo è stato cambiato. Il marrone chiaro è diventato rosso ed è stato scelto il carattere elvetica. Da allora il logo è sempre rimasto lo stesso e successivamente è stata aggiunta al logo la famosa immagine della fetta di pane con Nutella, un coltello, il latte e le nocciole. La Nutella ha cominciato a essere commercializzata in Germania nel 1965, in Francia nel 1966, nel 1978 è arrivata in Australia e nel 1983 negli Stati Uniti. Oggi è prodotta in 11 stabilimenti in tutto il mondo e venduta in 160 paesi. In Italia, lo stabilimento che produce Nutella è sempre ad Alba. Un segreto del successo della Nutella è stata la sua capacità di adattarsi ai gusti e alle esigenze dei consumatori in diversi paesi. E nonostante mantenesse la sua ricetta originale, l'azienda Ferrero ha creato varianti della Nutella per soddisfare i gusti locali e le preferenze culturali. Questa attenzione ai dettagli ha reso la Nutella amata in tutto il mondo. Ma il successo della Nutella non riguardava solo i consumatori. L'azienda Ferrero ha creato una forte identità di marca per la Nutella, promuovendola come un simbolo di gioia e condivisione. Campagne pubblicitarie creative hanno contribuito a consolidare l'immagine della Nutella come un'icona culturale, presente nei momenti felici di molte persone in tutto il mondo. Una grande idea è stata usare confezioni di vetro a forma di bicchieri, che potevano essere puliti e riutilizzati in cucina. Questo è diventato una consuetudine in molte case italiane. All'inizio i bicchieri avevano solo un'etichetta che si poteva togliere, ma poi hanno cominciato a essere decorati con disegni e scritte diverse. Questi bicchieri non solo li hanno resi più riconoscibili e divertenti per i bambini, ma col tempo diventarono oggetti da collezione. Negli anni successivi la Nutella ha continuato a crescere e a svilupparsi, ma ha sempre mantenuto il suo legame con la tradizione italiana. Nuovi prodotti come Nutella Biscuits hanno ampliato ulteriormente la gamma di prodotti offerti dall'azienda Ferrero, confermando la sua posizione di leader nel settore dolciario globale. E il 7 febbraio di ogni anno i fan di Nutella si riuniscono in tutto il mondo per celebrare il World Nutella Day, una giornata dedicata alla passione per questa deliziosa crema spalmabile. E questa festa, iniziata nel 2007 da Sara Rosso, una blogger italo-americana, ha contribuito a rafforzare il legame emotivo tra i consumatori e il marchio Nutella. Ovviamente non mancano le critiche. L'olio di palma è uno degli ingredienti principali di Nutella e negli ultimi anni Ferrero ha partecipato a molte discussioni sulla sicurezza e la sostenibilità di quest'olio. Per questo motivo Ferrero ha fatto diverse campagne di comunicazione. Inoltre, Nutella è stata coinvolta in alcune indagini sullo sfruttamento dei lavoratori, di migranti e anche bambini nella raccolta delle nocciole in Turchia. E la Turchia è il principale produttore di nocciole al mondo e fornisce molte nocciole a Ferrero. Oggi la Nutella è molto più di una semplice crema spalmabile. È un'icona della cultura italiana e un simbolo di qualità e innovazione. La sua storia di successo è il risultato di anni di lavoro duro e passione per il buon cibo. Anche se il mondo cambia, la Nutella rimane sempre un punto di riferimento per i buon gustai di tutto il mondo. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate una review positiva su Apple Podcast e vi ricordo che su TP e Patreon trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. E sempre sul sito
potete finanziare e supportare il progetto con una piccola donazione. Come sempre, non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. E quindi facciamo cultura insieme. A presto. Ciao.